Pescara vis Pesaro, terza giornata, Zita squalificato, fuori per infortunio Chiarella e Bocic, Giannis in tribuna ma è recuperato. Nella vis Pesaro out Tonzo e Marcandella, torna Gamazzi al centro della difesa, 3-5-2 davanti Cannavò e Gucci. Nel Pescara la novità sostanziale è rappresentata dal debutto assoluto di Rasi come quarto a sinistra nel 3-4-3 di partenza disegnato dal tecnico Gaetano Autelli, davanti Clemenza, De Marchi e D'Ursi, dunque tridente confermato in blocco rispetto al match di Carrara. Parte subito forte il Pescara, siamo nelle battute iniziali di questa partita, c'è grande pressione, grande aggressività da parte dei biancazzurri. Qui Mebuscia recupera palla, la cede a De Marchi, il tunnel ai danni di Gavazzi e poi il taglio per Clemenza, il suo sinistro che fredda il portiere della vis Pesaro Farroni. Pescara in vantaggio, sono passati soltanto 90 secondi, il primo gol stagionale per Luca Clemenza, classe 97, il secondo con la maglia del Pescara dopo la prodezza di Pisa fine giugno 2020, due stagioni fa in Serie B. L'esultanza dei tifosi del Pescara, naturalmente viene abbracciato dai compagni di squadra Luca Clemenza, è perfetto il suo taglio ma è davvero molto bravo De Marchi con questa imbucata a superare l'intera linea difensiva della vis Pesaro e poi incrocia molto bene Luca Clemenza, Pescara in vantaggio dopo un minuto e mezzo dall'inizio della partita. L'arbitro è Frascaro di Firenze, ancora l'esultanza dei tifosi della curva nord, dunque parte benissimo questa gara per i biancazzurri, quadrato Gaetano Auteri, c'è però la reazione della formazione vissina con questo sinistro di Rossi titolare nel trio di centrocampo, si allunga e sventa il portiere di Gennaro, sempre molto attento, e poi ancora l'invenzione di Clemenza, il colpo di testa, l'inserimento di Rasi con la palla che termina di niente alla sinistra della porta, difesa da Farroni, ex L'Aquila, un biennio all'Aquila dal 2016 al 2018 in Serie D, sugli sviluppi di questa rimessa laterale, la grande opportunità per il numero 10 Cannavò, bravissimo naturalmente Davide Di Gennaro, Raffaele Di Gennaro che è stato davvero protagonista, ha chiuso a doppia mandata la sua porta, ha evitato dunque il gol del pareggio, pareggio che arriva dopo questa azione di Saccani, slalom in aria, aveva recuperato molto bene palla Piccinini in fase di uscita, si era un po' addormentato D'Ursi, palla lenta, Piccinini per Saccani, slalom e poi il fallo ingenuo dobbiamo dire di Memuscia, il calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara Frascaro di Firenze, rivediamo, insomma il tocco c'è, poteva fare meglio in quella circostanza Memuscia che si gira, avrebbe potuto attendere, insomma essere un po' più astuto nella circostanza, non è stato così. Sul punto di battuta Cannavò, classe 2000, opta per la potenza, tiro centrale sotto la traversa, nulla da fare per Raffaele Di Gennaro, 1-1 al minuto 31 nel corso del primo tempo, torna tutto in parità con la vis Pesaro che dunque reagisce in modo veemente, esce dal suo guscio dopo i primi 20 minuti di oggettiva difficoltà, il primo gol in questa stagione per Cannavò che è stato riscattato in estate proprio dal club vissino, ricordiamo ex Primavera Palermo, passato anche per l'Empoli, classe 2000, dunque 1-1 al minuto 31 nel corso della prima frazione di gioco, arriveranno altre azioni, stiamo per vederle, naturalmente c'è l'esultanza dei giocatori della vis Pesaro, l'allenatore è Marco Banchini, questi sono naturalmente anche i tifosi della squadra pesarese, sul punto di battuta c'è questo calcio di punizione, siamo a fine primo tempo, c'è appunto Ledian Memuscia in barriera formata da due giocatori, il destro scavalcare la barriera, c'è sulla traiettoria Farroni ma la palla colpisce un clamoroso palo, anche se era, ripetiamo, sulla traiettoria, sembrava esserci l'estremo difensore della vis Pesaro, dunque il palo timbrato da Ledian Memuscia da posizione leggermente decentrata, il Pescara ad un passo dal gol del 2-1, ma attenzione perché la vis Pesaro si fa pericolosa ancora con Cannavò che semina lo scompiglio in area di rigore biancazzurra e c'è questa grande parata ancora una volta di Raffaele Di Gennaro sul destro di grande potenza, destro ravvicinato del numero 10 della vis Pesaro, siamo ancora nel primo tempo con la palla che viene allontanata dai difensori biancazzurri, qualche team
timida protesta, anzi qualche protesta accesa, dobbiamo dire, da parte della squadra ospite, con la prima ammonizione, ecco qui, rivediamo, forse un contatto in area biancazzurra, e poi l'ammonizione, la prima della partita, comminata a Cannavò, che poi sarà espulso nel corso della ripresa per un fallo di mano. Vediamo ancora la formazione ospite, siamo sempre nel primo tempo, il pallone in mezzo, altre proteste, se non vado errato, da parte dei giocatori di banchini, ma l'arbitro è attentissimo, segnala un'irregolarità nel cuore dei 16 metri biancazzurri, dunque calcio di punizione per la squadra di Gaetano Auteri. Si lamentavano per un fallo di mano che in realtà non c'era in area nei 16 metri biancazzurri. Poi siamo nel secondo tempo in questa partita folle. Eccolo qui, vediamo l'azione, e questo è il gol irregolare. Regolarissimo, perché vedete Dursi si invola e poi piazza il pallone alla sinistra del portiere Farroni. Il tocco di De Marchi c'è, ma sul tocco di De Marchi Dursi parte nella metà campo del Pescara. A norma di regolamento il gol è regolarissimo. Come potete vedere c'è il tocco di De Marchi, ma Dursi parte nella sua metà campo, si invola e poi piazza con grande freddezza il pallone alla sinistra di Farroni, ma l'arbitro annulla su segnalazione tardiva del primo assistente Di Maio di Molfetta. Le proteste sono assolutamente motivate. Adesso abbiamo rivisto bene l'azione, ragione Gauteri, Auteri ad arrabbiarsi, livido di rabbia dunque il Pescara. Pescara che continua ad attaccare con Dursi, che viene servito sulla sinistra, converge col suo piede forte il destro e la palla termina di un soffio al lato alla sinistra della porta difesa da Farroni, classe 97, come ho già ricordato, ex L'Aquila dal 2016 al 2018. Si dispera, si rammarica Dursi, il Pescara continua ad attaccare, siamo al 67esimo, è entrato anche in Marilungo, triplo cambio, e questa è un'occasione monumentale che si divora Dursi su assist di Marilungo, sbaglia piede, avrebbe dovuto appoggiare praticamente col sinistro, invece va a concludere col destro, la palla non inquadra lo specchio, entra Rubin, tra un minuto il gol dell'1-2, Rubin che prende il posto di Denuzzo al 69esimo, al 71esimo c'è il gol del raddoppio della Vis Pesaro, qui può fare molto meglio Cancellotti, il controllo di Rubin tracciante di raro pregio, nulla da fare per il portiere del Pescara Raffaele Di Gennaro. Vis Pesaro in vantaggio al minuto 71 di questa partita, aveva fatto il suo ingresso in campo da un minuto e mezzo Rubin, classe 1987, lo scorso anno è stato l'eroe della finalissima Alessandria Padova, andando a trasformare il rigore della promozione dell'Alessandria dei piemontesi in Serie B, e questo è un gol fantastico, un gol capolavoro, però insomma l'errore di Cancellotti, cioè Cancellotti che però si riscatterà, si farà perdonare, ancora l'esultanza di Rubin, siamo al 71esimo, la Vis Pesaro in vantaggio per 2-1, Vis Pesaro che capovolge la situazione dunque in questo finale, una partita folle in cui ci sono state tante occasioni ma anche tanti errori, l'esultanza dei tifosi della Vis Pesaro, vediamo ora il traversone in area e poi il tentativo, se non andiamo errati, di Ferrari, è entrato anch'egli in corso d'opera al posto di De Marchi, la palla termina a lato, vediamo un po' che cosa succede, però c'è stato anche un fischio, no, anzi la palla era entrata in porta ma c'era stato un fischio, probabilmente un fallo commesso in area di rigore vissina. Si continua a giocare, 78esimo minuto di questa partita, e c'è il fallo di mano di Cannavò, fallo di mano di Cannavò con la Vis Pesaro che rimane in 10 uomini, dunque 12 minuti più recupero, Vis Pesaro in 10, Vis Pesaro in vantaggio per 2-1 grazie al loro gol, il gioiello, il capolavoro di Rubin, le proteste che sono francamente immotivate perché il fallo di mano di Cannavò c'è, Cannavò che aveva realizzato il gol del momentaneo pareggio su calcio di rigore al 31esimo del primo tempo, attacca a testa bassa il Pescara, vediamo fasi confuse di gioco, c'è pressione da una parte e dall'altra, palla che viene recuperata, poi Pompetti, pallone in mezzo, ancora il recupero del pallone all'interno della metà campo della Vis Pesaro, poi ancora Galano, Galano che entra in area, Galano che era entrato in corso d'opera, si procura il calcio d'angolo, Galano che aveva preso il posto, ricordiamo, di Memusciai al 77esimo, bravo Galano nella circostanza, qui c'erano state delle proteste da parte dei giocatori del
Pescara. Galano che, ripetiamo, guadagna un calcio d'angolo sul punto di battuta. Pompetti svetta di testa Cancellotti, il gol del 2-2 al minuto 83 di questa partita, una gara infinita, il secondo gol con la maglia del Delfino per Cancellotti, ex Teramo. Cancellotti che si ripete dopo il gol del 2-0 firmato con l'Olbia in Coppa Italia, è un difensore col vizio del gol, si inserisce sempre molto bene, la pennellata di Pompetti, il gol del 2-2 meritatissimo da parte del Pescara che continua ad attaccare, ad insistere, vuole vincere questa partita. Tra poco ci sarà probabilmente spazio per commentare altre due occasioni da gol nel finale create dai biancazzurri. Siamo al 90esimo, vediamo ancora Pompetti in area, il pallone che viene servito per Ferrari in posizione di offside e questa volta sembra esserci, perché ce ne sono un paio di giocatori al di là della linea difensiva della Vispesaro, continua ad attaccare il Pescara, siamo proprio in pieno recupero, sono 4 minuti, attenzione Galano per Ferrari che arma il destro ed è bravo Farroni, il tiro è centrale ma potente, riesce a sventare, a salvare la sua porta, salva anche il risultato il portiere della Vispesaro, finisce 2-2 tra Pescara e Vispesaro, Pescara che deve continuare nel suo processo di crescita.